No, cool. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog, rigorosamente armadio aperto, ma ovviamente così. Sto morendo di caldo, ho appena portato fuori il mio cane e fa troppo caldo, cioè fa caldo, quindi ho caldo. Tra l'altro ho dei segni rossi qua, non ho idea, fa niente, non posso neanche mettermi. Uno, fa caldo, quindi il fondotinta lo metterei inutilmente. Due, inutilmente comunque perché ho la mascherina, praticamente farei uno stampo sulla mascherina, quindi teniamoci il rossore, chi se ne frega. Comunque, come state? Io spero bene. Sì, ho messo una tinta perché lo so che con la mascherina non si vede, però è proprio la mia sensazione anche solo di aver sotto il rossetto, quindi dovrei riordinare anche la camera. Ma oggi succederà una cosa strana, cioè strana, bella, ovvero finalmente vado dal parrucchiere e l'ho messa la cazzo questo rossetto, volevo dirtelo Claudia, così. E andrò dal parrucchiere perché finalmente dovevo andare già più o meno inizio di primavera, però appunto non si poteva, quindi appunto andrò oggi che è lunedì 1 gennaio, sì gennaio, giugno, magari, magari, invece no, giugno, cioè teniamoci conto siamo già a giugno, giugno, io non mi capacito della cosa, comunque di parrucchiere, quindi si fa un cambio e vi assicuro che se la cosa va in porto è un cambio molto drastico, io lo dico, non vi spoilerò niente, però sono molto molto contenta, potrei chiudere l'armadio così non faccio una radiografia praticamente di tutto l'armadio e nulla, questo è il mio outfit e sto morendo comunque di caldo, ve lo faccio vedere. Scarpe a parte dietro. Ho questa maglietta di Zara, pantaloni di Zara, questi qui sono molto comodi e le holster nere. Questi sono blu, questa è blu e al nero perché io non so come farvi vedere, vedete, ha i fiori blu ma la trama è nera, quindi ci sta bene con la borsa nera pochette di Zara. E ho l'appuntamento alle 11. Andrò via per le 10:30, una roba del genere. Adesso mi siamo solo le 10, quindi aiuto, cioè manca poco e sono e mi trasformo. Ma non vedo l'ora perché ho dei capelli che fanno pena, cioè ormai non vedo il parrucchiere da settembre che non li taglio, non faccio niente di colore. Ho resistito, cioè ho un po' tagliato in quarantena, non so se vi ricordate, ma ovviamente ho la ricrescita, cioè che comunque, che poi non mi dispiace la ricrescita, però non ho più senso il colore sotto perché è diventato un arancio biondino, barsi e nulla. Poi no, allora non farò la frangia, premessa, non la rifarò perché a parte che fa caldo, inizia l'estate, quindi per ora non la voglio fare. E vedrò, cioè tagliare i capelli, mi sa che spunto giusto un po' le punte, adesso vedo, parlo un po' con... Io ho segnato colore, taglio, piega, così, taglio, vediamo, cioè se sono tanto rovinati sì, se no, no. Cioè se non arrivo, vediamo. E nulla, non vedo l'ora. Penso che non riprenderò perché anche con queste cose, Covid eccetera, non riprendo niente, perché comunque non mi sembra il caso di stare a riprendere in un negozio, ci mancherebbe anche altro. E nulla, ci vediamo a trasformazione completa. Allora, non so se siete pronti, sono in bagno perché c'è la luce bella dall'alto, quindi per quello, però, quindi 3, 2, 1, ciao! E questa è la nuova me, un po' più bionda, un po' più chiara, un po' da estate, adesso continuerò a toccarli. Però mi piacciono un sacco, sono belli caldi, un bel biondo caldo che scalda tanto l'incarnato, così come si è già pallidi perché non si è potuti, almeno io non ho potuto prendere il sole perché non ho il giardino, quindi non posso, e comunque avendo sulla mascherina anche quei minimi raggi di sole non li prendi neanche, quindi e il trucco non aiuta perché non mi trucco. Vabbè, comunque questa è la nuova me.
Per vederlo meglio, sicuro, adesso appena arriva mia sorella mi faccio fare delle foto carine dove si vede il look così, quindi andatemi a seguire su Instagram per scoprire il look e nulla, quindi questa sono io, nuova me bionda. Ero già stata bionda in passato, poi non ero più tornata, ma volevo proprio cambiare e quindi that's me. Ok. Ci sto litigando con i capelli da quando sono salita in macchina dal parrucchiere fino a ora, perché c'è il ciuffo frangia che non odio. Quindi, vabbè, comunque, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Adesso vi giro la fotocamera e vi faccio vedere più da vicino, perché magari si nota un po' meno. Allora, come potete vedere, ho tenuto la mia base, che è castano, ma sotto, come potete vedere, più bionda. Adesso io sì, c'è la frangia che mi fa tipo uovo. Vabbè, la facciamo così. Vabbè, comunque, that's me blonde con brufolo. Vabbè, quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Mi piacciono un sacco e nulla. Speriamo, li sento un po' secchi, ma ovviamente avendo decolorato i capelli. Quindi mi sa che quando li laverò farò un impacco, una maschera, perché li sento parecchio secchi. Quindi farò una maschera all'olio. E nulla. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Buongiorno e benvenuti al giorno seguente. Oggi è il 2 giugno e sono appena tornata da Como con mia mamma e mia sorella. Fa caldo e sì, sono bionda e bianca. Che bello, eh? E sì, notare a me la piega mossa quanto dura, ma mi sono svegliata stamattina. Nada, l'armadio è sempre aperto. Comunque così faccio vedere, così sono da lisci e mi piacciono un sacco. Cioè, secondo me si nota tanto. Almeno sono un po' più chiari, cioè un po' più estivi, diciamo. E magari se mi riprendo. E sto calda, adesso mi cambio perché sono vestita così per andare a Como, ma e non sono vestita pesante. Ho caldo, dico solo questo, c'ho caldo, quindi mi cambierò. Mi metterò qualcosa di più consono, un po' più fresco e nulla. Penso che mi metterò pigiama, maniglia, pantaloncini perché c'ho caldo, anche perché poi oggi, no, forse, cioè in teoria dovrei, che era mia tela, bene. Poi vabbè, oggi prendo un po' di sole e quindi adesso vedo se mettermi, se riesco a trovare i pantaloncini dal non cambio armadi, cioè devo fare il cambio armadi estivo oppure prendere o mettere su un pigiama. Adesso vedo, c'è anche per stare a sporca, metto su, da devo stare a casa e nulla. Ora mi cambio. Notare, cioè guardate, lentiggini, adoro, sono piena perché poi ho accompagnato mia sorella che sono andata a fare i piedi. E io ero, siccome non ho fatto colazione, ho fatto colazione a un bar che c'è lì vicino. E nel mentre un po' aspettavo, mi sono messa, prima ero al sole e tanto la mascherina l'ho tenuta giù perché tanto ero lì da sola. E quindi mi sono uscite le lentiggini. Almeno una cosa positiva di essere bianca è che si vedono subito le lentiggini. Sì, ma scusate, ma cioè, vediamo se. Cioè, guardate. Grazie nonna, tutto merito di mia nonna che era rossa di capelli e alle lentiggini. Grazie. E nulla, ora stoppo qui, mi cambio perché sto morendo di caldo. E nulla, fatemi poi sapere cosa ne pensate.
Anche lisci mi piacciono un sacco. Poi è bello perché, come potete vedere, non ha toccato la mia base, cioè mi ha lavorato sulla mia base in modo tale, vedete, che si sfumi bene. E così almeno uno non ho dovuto, vedete, cambiare il colore delle sopracciglia. Scusate, pensavo mi avessero chiamato. Comunque non ho cambiato il colore delle sopracciglia perché, come potete vedere, la mia base è la stessa. Quindi così almeno non ho dovuto tipo cambiare, prenderla più bionda, così tutto a posto, tutto regolare. E nulla, ora mi cambio, terza volta che lo dico. E ci vediamo dopo. Ma perché io ho paura che mi cada il telefono in faccia? Sì, mi sono cambiata e sono sdraiata sul letto, non ho ancora fatto. Bene. No, non voglio di fare nulla oggi, se non prendere il sole. Oddio, scusate. Prendere il sole, leggere. Perché non lo faccio da... Aspettate che mi cade il telefono, se lo tengo. Ok. E prendere il sole, leggere e nulla. E nulla. Nulla da dire. Buonanotte. Arrivederci. E mai più. Sì. Dai. Goku. E con questa inquadratura struccata, incremata, docciata, perché ho fatto la doccia, sì, non ho lavato i capelli perché ovviamente ho la piega del parrucchiere e no, cioè sono puliti, però appunto devo fare la doccia, quindi mi sono già tutta incremata, cioè sono rossa, ma ho preso il sole tutto il pomeriggio e questo è il massimo. Io mi chiedo, ma devo mangiare più carote? Perché hai risaputo che, oddio, non è che è tipo di galang, però aiuta la carota, aiuta la melatonina a svilupparsi di più, quindi ma io dico, ma io ho origini romane, ho i parenti che sono di Roma, dovevo prendere... Mi scrivo, scusate, mi è arrivata una notifica. Dovevo prendere la carnagione di qua. L'ha presa tutta mia sorella praticamente. Vabbè, fa niente. Comunque un pochettino rossa. Cioè, più che altro sono abbronzata qua. Cioè, abbronzata, cioè, vabbè. Per alcuni farà ridere. Adesso mi slego i capelli, però ho messo appena la crema con anche lo scrub. Ho appena fatto lo scrub, questo qui. Quindi scrub e burro cacao, ho messo anche la crema, adesso li tengo un attimo su perché sennò si ungono. Però niente, questa è la fine del vlog, spero vi abbia fatto piacere, ma io sempre con l'armadio aperto. Bene, spero vi abbia fatto piacere, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale per non perdere il prossimo vlog. E spero anche vi sia piaciuta il mio nuovo cambio look. E nulla, sicuramente è un po' più fresco, cioè è un po' più chiaro, per l'estate ci sta. Niente, io vado a mangiare, mi sa che mi faccio un'insalata fredda, tipo insalata di riso, che poi è farro, pomodoro, mozzarella. Vedo se metterci dentro anche il tonno, però magari vi faccio una ripresa veloce, giusto così, di fine giornata, cena. E nulla, vi mando un bacio, vi ringrazio e ci vediamo al prossimo vlog. Ciao! Devo guardare di lì, ma devo guardare lì.